noi veramente importante questa, perché ci saranno 3 mostre di alto livello che racconteranno la storia di Montevarchi dal punto di vista industriale, perché sappiamo appunto che la storia dei cappellifici, diciamo, hanno permesso di mettere le radici poi nella realtà industriale che oggi caratterizza la nostra città, ed è un'occasione per noi veramente di valore, perché ci saranno appunto i ragazzi del liceo scientifico Benedetto Varchi che hanno pensato a fare degli studi approfonditi nei nostri archivi, ci racconteranno la storia del cappello a Montevarchi, permetteranno quindi non soltanto ai nostri cittadini ma a tutti coloro che verranno a visitare le nostre mostre di conoscere meglio la storia della nostra città, ma fino ai giorni d'oggi, perché poi queste 3 mostre che si svolgeranno all'interno del liceo scientifico, del Palazzo del Podestà e dell'Accademia Valdarnese del Poggio racconteranno in maniera differente, diciamo, la storia della città e del cappello. Ha coinvolto tantissimi ragazzi di vari indirizzi, poiché l'attività tutta inserita nel più vasto progetto di scuola-lavoro ha permesso ai ragazzi, guidati dai loro docenti, in collaborazione con varie aziende del territorio, di realizzare vari prodotti, dai pannelli con la mostra, frutto di ricerca storica e di ricerca negli archivi del comune di Montevarchi, una ricerca di archeologia industriale, ha permesso agli studenti del liceo artistico di dare prova di tutte le loro competenze per quanto attiene alla grafica, al multimediale, sono stati realizzati 2 film, uno è un backstage di tutti i lavori compiuti attorno a questo progetto, uno è un prodotto tecnico che andrà in gara a un premio provinciale presso Camera di Commercio. Qui noi presentiamo questa mostra che si articola su vari eventi, fatto il tutto con i ragazzi delle scuole, per ricostruire il percorso storico di questa industria del cappello fiorentissima in Valdarno, soprattutto fra le 2 guerre. Io vorrei ricordare oltre 2000 addetti, cappellifici all'avanguardia. Ed è stato questo un boom che ha fatto di Montevarchi, soprattutto, ripeto, fra le 2 guerre, la capitale italiana del cappello, accessorio moda per eccellenza in quei tempi. Dopodiché, dopo il secondo conflitto mondiale, è stata un lento declino, però dobbiamo anche dire che da questo lento declino è risorto quello che oggi è il distretto della moda del Valdarno, il distretto della moda forte di grandi griff, di pelletteria, calzature, maglieria, quindi quella abilità che lei diceva delle maestranze, quella creatività delle maestranze e quella capacità imprenditoriale di allora la troviamo, direi, ancora oggi in tante imprese molto attive del nostro Valdarno.